parliamo di quello che è lo stato dell'arte dal punto di vista del cancro alla mammella qui in Sardegna. In Sardegna nel corso del 2022 e i dati che riguardano i numeri del cancro sono relativi all'anno precedente, secondo quello che è il cosiddetto i numeri del cancro di Aiom e Airtum, sono sostanzialmente in media, sono sostanzialmente uguali a quella che è la media nazionale. Nel 2022 ci sono stati circa 55.000 nuovi casi di tumore della mammella in tutta Italia, di cui circa 1.400 in Sardegna. Ora, in Sardegna è difficile sempre fare una valutazione sui dati di incidenza dei tumori in relazione alla mancanza di un registro tumori regionale, quindi noi abbiamo dei dati che nascono dalle proiezioni dei registri tumori provinciali di Sassari e di Nuoro che vengono poi rapportati a tutta la popolazione regionale sarda. Dottor Parci, prima ho sentito che parlava con la direttrice, dottoressa Piras, direttrice dell'assessorato, e c'è stata questa leggera polemica sul fatto che non parta questo registro dei tumori dovuto a problemi informatici, a problemi sicuramente legati alle autorizzazioni, quindi alla privacy, e di fatto però questo è un impedimento alla conoscenza, allo studio del problema qui in Sardegna. Ma è un problema il fatto che non abbiamo un registro tumori regionale, crea dei problemi, cioè toglie uno strumento molto importante a noi sanitari e toglie uno strumento importante ai politici sanitari, sia per avere un'idea di quello che è l'andamento della patologia e quindi anche il modo con il quale adottare sia le misure terapeutiche sia le misure preventive.